Lungo il tragitto fino al centro medico mi hanno tenuto in manette. Così scrive il 27 febbraio del 2019 il cardinale Pell, il primo giorno che ha trascorso in prigione mentre attendeva il verdetto. Lui già ebbe una condanna l'11 dicembre 2018, poi questa condanna venne definita qualche mese dopo, il 27 febbraio 2019. E proprio mentre lo conducevano in manette nella prigione, lui scrive: all'arrivo sono stato sottoposto a una serie di registrazioni e a un approfondito questionario medico. Sono stati tutti gentili, nonostante le lunghe attese trascorse dietro a porte chiuse e chiave. Vedete come, nonostante il disagio, tutto quello che stava succedendo nella sua vita, il cardinale Pell riesce a vedere la gentilezza in prigione. Dal momento che mi hanno valutato in certa misura a rischio di possibile autolesionismo, mi hanno tenuto sotto costante osservazione per tutta la notte. Cioè, pensavano che avrebbe compiuto qualche gesto di suicidio e quindi lo tennero sotto osservazione. E poi, ascoltate, tra gli altri detenuti che non avrei visto, ciascuno nella propria cella, c'era una donna che di tanto in tanto piangeva, o così mi sembrava, e poi un altro ancora o altri due che gridavano in preda all'angoscia e continuavano a bestemmiare. Ero abbastanza stanco, quindi ho dormito profondamente fino a quando non sono stato svegliato dalla guardia. Ho provato a recitare il mio solito rosario per riaddormentarmi, ma sono riuscito soltanto ad assopirmi un po'. E alla fine di questa prima giornata nel carcere, Pell scrive: in ogni caso è con sollievo che la giornata sia finita. Mi trovo ora nella quiete che c'è nell'occhio del ciclone, mentre la mia famiglia, gli amici e la Chiesa Universale devono affrontare il tornado. Questo è stupendo. Cioè, lui che è lì, che è stato accusato, che è in carcere, sente una quiete dentro, pur se si riconosce nell'occhio del ciclone, ma pensa alla sua famiglia, alla Chiesa, che devono affrontare questo scandalo, lasciatemelo dire, artefatto, costruito su misura, come dopo si dimostrerà. E poi chiude con questa preghiera la sua prima giornata di carcere, con cui noi chiudiamo anche questa nostra puntata. Dio nostro Padre, concedimi la forza di superare tutto questo. Possa la mia sofferenza essere associata alla redenzione del tuo figlio Gesù per la venuta del regno, per la riparazione di tutti coloro che sono state vittime della piaga della pedofilia, per la fede e per il bene della nostra Chiesa e soprattutto per la saggezza e il coraggio dei vescovi che devono condurci fuori dalle oscure tenebre verso la luce di Cristo.